prego per questo giornale, Signore, e anche per questa offerta, Signore, anche per il pastore, ti benedico per quanti non sono venuti, per quanti sono venuti, Signore. Ti ringrazio con tutto il mio cuore e con il mio amore, Signore. Ti mostro sempre la mia gloria e il mio amore, Signore. Ti ringrazio per quelli che hanno sofferto sempre, Signore, ti prego, che li percorri con tutto il tuo cuore, Signore. Ti ringrazio, in nome di Gesù. Amen. Quindi quello che volevo dire è questo, che è quello che dobbiamo realizzare in una maniera forte nella nostra vita come cristiani, e sapere che Gesù è risuscitato dai morti. Nel Vangelo di Luca capitolo 24, dal versetto 13-34, è uno degli episodi dove Gesù, dopo che risuscitò, si è fatto vedere più di una volta. Una volta 500 discepoli, una volta alle donne, una volta ad altri. In questi episodi che ora leggerò, Gesù si rivelò giusto a una coppia di marito e moglie. Si rivelò Gesù, non uno qualunque. Questi due discepoli, erano dei discepoli che erano stati dei discepoli di Gesù, certamente loro avevano la speranza che Gesù è il Messia, e quindi lui gli avrebbe dato una speranza, lui gli avrebbe provveduto, gli avrebbe dato chissà che cosa, però noi sappiamo che Gesù è morto, e quindi tutti i discepoli, quando Gesù morì, questa loro speranza, quello che loro tenevano nel loro cuore molto a capo, gli fu tolto. E penso che in queste persone mature, sapete cosa vuol dire che quando c'è una persona che voi veramente amate, o vi lascia, o vi delude, o quant'altro, come si può sentire una persona? Il cuore si rompe, ci si perde, ci si sente abbandonati. Qua parliamo che Gesù era colui che aveva portato a loro una speranza. Quindi qua parliamo di qualcosa di veramente importante. E questi discepoli, se leggiamo, non lo leggo la scrittura anche per non perdere tempo, se ne stavano ritornando da Gerusalemme, era il terzo giorno che Gesù era morto, ed erano tristi, il loro cuore era molto triste, e camminavano, se stavano ritornando, e mentre camminavano e discutevano, come dice la scrittura, di quello che era successo, è scritto che Gesù, mentre che loro camminavano, quindi stavano andando da Gerusalemme a Emmaus, quindi qua parliamo, si fecero 7 km a piedi, cioè da Gerusalemme, da dove Gesù era morto, ritornavano a casa loro, ed era 7 km, 8 a piedi, quindi immaginatevi in qualche oretta, non so se pensate, però, e in questo tragitto, mentre che loro, questa coppia, erano tristi e delusi di questo loro amato, di questa loro speranza, di questo pastore, di questa persona che per loro era stato un padre, era stato il loro, come si dice, punto d'appoggio, e tant'altro possiamo aggiungere, gli è stato tolto. E Gesù che ha fatto? Era risuscitato, era il terzo giorno, quindi Gesù è risuscitato la stessa mattina, e lui si accostò, era più vicino a queste coppia che erano molto tristi, e lui piano piano cominciò a camminare con loro durante il tragitto, e discutevano, e Gesù cominciò a buttargli la prima pietra come se non sapeva niente, e gli disse: cosa discutete fra di voi? Cosa è successo? Che vi vedo così, che state discutendo di questa situazione che forse vi vuole fare mollare quella speranza che voi avevate, quindi dice: ormai questo è finito, ormai è finito, quindi lui è morto, già sono passati 3 giorni, ormai qua chiudiamo, basta, finito con questo, è finito con quello, e quant'altro, ormai è sepolto, chiuso lì. E Gesù disse: ma di che cosa discutete? Come se Gesù non sapeva niente. E loro gli dissero, e loro dicono: no, erano i suoi discepoli. E non hanno riconosciuto, vedete che strano. Sicuramente, come ho detto prima, io sarà venuto dal punto di vista umano, ma con una sembianza diversa, che Gesù era stato glorificato. E quindi loro hanno detto: ma come, tu che sei straniero, che vieni anche tu come noi da Gerusalemme, non sai quello che è successo? E loro hanno detto: e che è successo? E gli raccontavano la storia di Gesù a Gesù. Ma come, tu non sai che questo Gesù, questo grande profeta, la quale
noi in Israele avevamo posto speranza, noi credevamo che lui era il Messia, colui che avrebbe salvato, avrebbe liberato, veramente l'unico che era rimasto, che non era uno che fa politica, ma uno che è religioso, che promettono e poi loro stanno bene e i poveri stanno male, c'è l'unico che veramente faceva i fatti e che cambiava le situazioni, sono tolti di mezzo sia i capi religiosi e sia anche i romani, e quindi loro si fermarono, è scritto nella Bibbia che tutti i cristi certamente cominciavano a piangere perché era una speranza. Immaginatevi, uno che non ha più una speranza ed è finita, dove non c'è più nessuno, l'unica speranza che aveva è stata tolta, è finita, dice ora io come faccio? Io credo che è abbastanza chiaro quello che credo che il Signore ci vuole dire in questa mattina ci vuole dire il fatto dello stato d'animo che possiamo passare in certi momenti della nostra vita. E quindi loro mentre si aprirono con lui, mi chiedono sinceri, anche se erano scoraggiati e loro, in base a quello che hanno detto, sembra che la loro speranza era finita, e quindi qua uno dice ormai non ne ho più fede, quindi ormai sono scoraggiati. Quindi, però mostrano queste parole di questi discepoli, mostrano che erano sinceri, nella loro comunque sempre tristezza erano sinceri in quello che dicevano. E quando Dio vede il cuore di una persona che grida e che è sincera, che è sola, come coppia, forse avevano finito anche loro questa speranza, avevano sentito ormai è finita, lasciamoci, tu vai dalla tua strada, io dalla tua strada, ormai con questa persona non c'è più niente da fare, finito. Io speravo, ma ormai si è comportato così, si è comportato con là, i fatti dicono questo, che noi parliamo qua di fatti, giorni, ferite, quindi qua non c'è più speranza. E Gesù, dopo che li fece aprire, prima li riproverò e poi gli insegnò, lui che è il maestro per eccellenza, invece cominciamo noi la scuola biblica, gli ricordò tutto quello che in effetti Gesù non solo giorni prima ma anche tempo prima gliel'aveva detto un sacco di volte, gliel'aveva ripetuto, solo che loro facevano orecchio da mercante. Quante volte Dio viene e dice la nostra vita e noi non lo vediamo, ci parla attraverso fratelli, sorelle, attraverso un bambino, attraverso anche una parola biblica che vedete su bel film di San, Dio è sempre lì accanto che ci parla, ma noi non riusciamo a sentire, come dei discepoli tutti scoraggiati. Gesù gliel'aveva detto, guardate che io fra poco devo morire, però dopo 3 giorni risuscita, è così chiaro, e tutti si dimenticavano, non capivano nulla. Quindi quando ascoltiamo la parola di Dio cerchiamo di avere le orecchie attente per capire quello che Dio ci vuole dire. E Gesù prima di tutto che fece questi due discepoli? Li ha rimproverati e gli ha detto: oh insensati, c'è gente senza capa, c'è la capa non è buona. Ho detto: ma scusate, come io ti ho parlato tante volte, ti ho detto che quello che io dovevo passare, è successo, ma che risuscitavo, e alla fine comunque lo stesso vivo, e quindi, malgrado qualunque circostanza può accadere nella tua vita, Gesù gli aveva detto: discepoli, io non vi lascerò mai, sarò sempre lì, pronto e disponibile. Loro si fecero prendere certamente dalla tristezza, che non è facile, quando si passano momenti difficili, ad avere gli occhi aperti, perché lo scoraggiamento entra la depressione, l'oppressione, poi cominciano le ferite, entra tutti quanto. Allora ecco che poi noi veniamo guidati, non più da Dio, ma veniamo guidati dai nostri sentimenti, e quindi adesso basta, è finita, ora ci penso io, ora Dio dal suo mare, ora qua e ora là, ma ora è qui. L'ultima parola ce l'ha sempre Dio su tutto, e basta una parola che lui può guarire, liberare, non c'è limite, anche stamattina non c'è limite, se c'è un cuore aperto e questa parola c'è oggi qua, se riesci a entrare ti posso dire che la tua vita non solo cambia, ma Dio attraverso di te cambierà un'intera nazione. Amen. Perché con Dio noi siamo la maggioranza. E Gesù gli ha riproverato: voi insensati a credere ogni cosa, ma non sapevate, lui non gli ha detto, ma come io ve l'avevo detto,
che doveva succedere questo, e vi siete scoraggiati. Lui non gliel'ha detto di propria persona, è stato molto sensibile, non gli ha fatto capire che vede Cristo e ce l'avevano davanti in carne e ossa, è stato molto sensibile, ci ha dato in un modo molto delicato e gli ha detto: ma non sapevate che quello che doveva avvenire al Messia, colui che vi doveva dare una speranza, che noi qua non parliamo né di politica né di religione, doveva morire e poi risuscitare, come è scritto nei profeti? E quindi Gesù dice che mentre camminava con loro gli ricordò di nuovo le scritture. Non sapevate che nel Vecchio Testamento già parlava che Cristo doveva morire, c'era il giorno, l'ora, chi doveva tradirlo, dove, quando doveva nascere, tutto. 310 profezie parlavano del Messia, quasi 1000 anni prima, ve ne dico solo due, ce ne sono 310 nel Vecchio Testamento che sono tutte adempiute in Cristo, per questo la parola di Dio è vera, che si adempiute in Cristo in una maniera incredibile. Una di queste, Salmo 22, 1000 anni prima non esisteva la crocifissione, il re Davide, ispirato dallo Spirito Santo, disse queste parole, Salmo 22: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Chi l'ha detto queste parole? E poi non c'è la crocifissione, se voi leggete dice: mi hanno forato le mani e i piedi. Non c'è la crocifissione perché parlava del Messia che doveva morire. Cioè oggi noi lo sappiamo perché ci viene detto, ma allora nemmeno i profeti sapevano questo. Isaia 53, Gesù ti ricordo anche Isaia 53, che dice: disprezzato e abbandonato, uomo di dolore, familiare col patire, fare la quale ciascuno si nasconde la faccia, egli non aveva bellezza da farci attirare. Lui non era bello come Gesù. Gesù era sfregiato, lui era un viso di una persona sofferente, perché uno che si prendeva i carichi, non era uno che stava a casa, che si godeva il bene, il beneficio di quelli che andavano a sacrificarsi. Gesù, come diciamo oggi, era quello che aveva solo la pancia piena e parlava. Gesù non era questo. Gesù era uno che si prendeva i pezzi da piccolino, mostrò anche di lavorare con suo padre, faceva il falegname. Gesù ha detto: io non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come pezzo di riscatto per molti. E Isaia 53 descrive 700 anni prima la crocifissione di Gesù in un modo, non dico dettagliato, ma dice appunto: egli è stato ferito a causa delle nostre malattie. Il peso in cui lui aveva sopportato, io sto dicendo solo un succo, il peso che lui portò, le frustate, le sofferenze, la grazia per redimere i nostri peccati, tutto era scritto. C'è un passo della Bibbia dove dice anche: che cosa sono queste ferite che tu porti nelle mani? Che strano questo riferimento del Vecchio Testamento. E gli risponde il profeta: queste sono le ferite che io ho ricevuto nella casa dei miei amici. Amici, guardati da chi ti ama, perché quello potrebbe essere un tuo nemico, ma non guardati nel senso di odiarlo, aspettati da chiunque un tradimento, una ferita, una calunnia, un portarti le spalle. Gesù come si è comportato quando gli hanno fatto questo? Anche i discepoli, lui mi ha amato, dice: ma io non ce la faccio, è più forte di me, troppe volte l'ha fatto. Gesù, pensate ogni colpo quando l'ha presi, per non dire prima, lui è stato calunniato, insultato, sfruttato, noi volte ce la vediamo, ah, ma da quello che mi ha fatto, ma che ti ha fatto? Gesù da quando è nato è stato rigettato, perché il fatto che non aveva un padre naturale non veniva accettato nemmeno nelle famiglie, perché uno che non aveva un padre naturale non poteva nemmeno sposarsi. Quindi Gesù era stato disprezzato. Ma così tu, e a volte purtroppo sento genitori che disprezzano anche i loro figli e li offendono, al di là se sono buoni o non buoni, Dio ama i peccatori, punto. E Dio ci ama davanti, al punto di conquistarli, non di accusarli. Io dico sempre: quando c'è l'amore di Dio, tu riesci a conquistare il cuore di chiunque. Perché tutti abbiamo visto di essere amati, o no? Quindi Gesù gli ricordò la scrittura, e mentre camminavano, quindi immaginatevi quante parole gli avevo letto, e ancora non capivano nulla. A quel punto si fece sera, è un momento buio, arrivarono tardi, e loro, e Gesù fece, cosa fece? Loro certamente arrivarono ad Emmaus, nella loro casa, e quindi Gesù che fece a questo punto?
mondo. Gli disse: vabbè, voi siete arrivati, ora io me ne vado. E continuò. Gesù è scritto che fece tipo finta di andarsene, come se Gesù vuole che noi lo desideriamo. E loro cosa hanno fatto? Ah, vabbè, ciao Gesù, ti ho fatto un bel discorso biblico, ha detto una bella verità. Loro hanno detto: no, si fa sera, è un momento brutto qua. Vieni, stai con noi a casa nostra. Dice che questi due discepoli gli aprirono la porta di casa, gli diedero più di ospitalità, lo fecero sedere a tavola per mangiare. Questo ci parla di relazione, comunione. Gesù disse: date da mangiare ai vostri nemici. Quando tu farai questo, tu tornerai, come dice il fuoco nella loro mente, spegnerai il pensiero male che avrai su di te. Vinci il male con il bene. Amen. E quando le facciamo così, non ci sono nemici per noi. Tutti diventano amici. Gesù mi ha chiamato l'amico dei peccatori. Quello che era più difficile Gesù conquistare, sapete chi erano? Non erano dei peccatori, erano quelli che si sentivano: io sono un cristiano, vado in chiesa, sono religioso. Quelli lo hanno condannato. Quelli sono i più difficili da conquistare, ma Gesù è morto anche per quello. E quindi dici che Gesù, sto finendo, cominciò a mangiare con loro, ma prima di mangiare, che fece lui? Prese del pane, lo alzò, lo benedisse, ringraziò Dio: grazie Signore per questo pane, un po' quello che stiamo mangiando oggi, il pane della parola di Dio. Gesù lo ha benedetto e dice che mentre lui ringraziò Dio, dice che i loro occhi si aprirono e si ricordarono di tutto quello che Gesù gli aveva detto. Gesù, attraverso quello che gli aveva detto durante la strada, gli aveva svegliato, gli aveva fatto capire qualche cosa. Però è stato loro, lo hanno capito, sapete quando? Dal modo come lui spezzò il pane. Riconobbero che davanti non avevano un uomo qualunque, non avevano un profeta, un maestro, un insegnante, un apostolo, un pastore, un evangelista, metteteci tutto quello che volete. Capirono che davanti avevano Gesù in carne e ossa. Lo riconobbero dal modo, non dalla faccia, ma dal modo come lui spezzò il pane. E noi sappiamo che il pane rappresenta la parola di Dio. Gesù, quando lui spezza il pane, Gesù quando ci dà da mangiare la sua parola, che è l'unico, e la condivide, cominciamo a svegliarci, cominciamo a vivere, comincia a entrare in noi una nuova speranza, la nostra mente comincia a cambiare. Questo è il cibo solo. Dice, lo riconobbero, e in quel momento Gesù scompare. Scompare. E dissero: ma com'è possibile? Era con noi, ci condivideva la sua parola, i nostri cuori non ardevano, cioè ce l'avevano accanto, il Maestro, il Signore, il Creatore, colui che è la parola che si è fatta carne, al tavolo con loro, mangiò con loro, condivise prima i suoi pensieri, poi il suo affetto, il suo amore, gli diede anche l'onore, non di avere un politico, non di avere un religioso, era nuova casa. Entrò Gesù in carne e ossa, mangiò con loro, e loro dissero, quando se ne accorsero all'ultimo momento: i nostri cuori com'è che non ardevano? Come ce l'avevamo a casa nostra? E dopo che se ne andò, quindi io mi immagino che dopo che si accorsero e Gesù è scomparso, se ne andò, e poi così sicuramente cominciarono a piangere, ma di gioia. E malgrado si erano fatti 7 chilometri ed era sera tardi, voi immaginate, ora siamo stanchi, quindi ormai basta, ormai a bucare, che mi punti al mio Signore, ho da fare, che poi sono dispiaciuti, ho a mia figlia, ho a mio figlio che non sta bene, ho il marito, ho la moglie, io dico sempre la nostra chiesa, anche cane, pagavo cane. E Dio dove l'hai messo? Fuori da casa tua? L'hai messo fuori? E quindi cosa vi aspettate? Da chi lo mette fuori, che vi aspettate? E poi non mi parlate che ci sono separazioni, divisioni, ci sono malattie, ci
sono tante cose che non vanno bene, col tempo si paga. Quando non c'è Dio, in una casa c'è l'inferno. C'è lì, noi ci siamo passati, sappiamo cosa vuol dire, quando non c'è Dio cosa vuol dire. Ma quando c'è Dio cosa vuol dire? La casa adesso è un paradiso. Abbiamo un albero pieno di frutti. E il lutto e il dolore si trasforma in allegria. Immaginatevi i discepoli, siamo stati con il maestro, noi abbiamo realizzato questo. Noi, non solo loro due, noi, chi l'ha realizzato, siamo stati con lui, abbiamo visto e ci abbiamo menzionato anche a tavola. Non mi dite i dettagli. Ci abbiamo mangiato e ci mangiamo ogni giorno, perché è casa nostra. Fratelli, i discepoli che hanno fatto a questo punto quello che fanno tutti i veri cristiani, da chi riconosce Gesù, lo vede, lo realizza, la prima cosa che fa, come ho detto prima, non stai a casa a farti i fatti tuoi. E quindi, come dice qualcuno, Dio è il mio pastore. Ma anche il nostro pastore, che c'è di differenza? Ma noi stiamo con chi? Quando Dio è il tuo pastore, tu sai dove c'è il gregge, o no? E te pensando dove c'è il pastore, non se la fanno alla larga, dove ci sono i lupi, travestiti, che si mangiano e divorano, e oggi ne vediamo tante realtà, che si camuffano, entrano nelle famiglie, e tanti, invece di guarire, di aiutare, figli, parenti, chi che esso sia, in quella situazione, invece di aiutare, ci danno, come si dice, il colpo di grazia. Hanno la lingua lunga e ci danno il colpo di grazia. Invece loro che hanno fatto entrare, sono stati benedetti e subito che hanno fatto, malgrado erano tardi, erano stanchi, se ritornarono di nuovo a Gerusalemme, ritornate indietro, ci andiamo a Gerusalemme, andiamo a dire ai fratelli che abbiamo incontrato il maestro, siamo stati a tavola con lui. E quando loro sono andati con i fratelli, anche altri discepoli hanno detto, ma veramente anche noi sappiamo che lui è apparso anche ad alcune donne, e anche degli angeli hanno avuto anche una visione di angeli, hanno confermato la sua resurrezione, che lui adesso non è più morto. E mentre parlavano, io dico mentre stavano insieme con le porte chiuse, perché loro si erano chiusi la porta di casa per paura dei romani che li uccidevano, perché ci fu una persecuzione, quindi noi diciamo si chiusero, non erano più aperti. Gesù entrò a porte chiuse, trapassò i muri e in quel momento si fece vedere in mezzo a loro. Si fece vedere, penso che il pastore Tommaso, diciamo se tu veramente Gesù ti tocca. Sulla gente tocca, lui lo toccò e disse Signore mio, Dio mio, e lo detto, ora ci credi, perché mi hai visto, beati coloro che non mi hanno visto e credono. Per questo noi crediamo in Dio, non abbiamo più bisogno di vedere come i bambini, con tutto il rispetto, le immagini, i giocattoli. Noi adesso lo vediamo per come egli è. E Dio è spirito e vede adoratore che adoratore è spirito e verità. Concludo, se c'è qualcuno che è triste, si è rimasto deluso, ancora peggio, forse da Dio, speravi in Dio, in chissà che cosa nella tua vita, e forse hai subito delle perdite, hai subito delle ferite, delle mancanze, delle fratture, delle divisioni. Anche in questo dobbiamo imparare, un po' come i discepoli, ad accettare il male. Male nel senso non di cattiveria, ma nel senso di capire perché ci è successo. Forse perché Dio vuole che noi ci sentiamo di più. Forse perché Dio vuole che siamo veramente sinceri. E alla fine, se quello è successo, non è successo a causa sua, ma è successo a causa nostra. Per come ci siamo comportati. Che è successo questo, ma grazie a Dio il Signore viene,
Lui risuscita di nuovo le nostre speranze, non sono morte, con Lui c'è sempre una speranza, i nostri sogni, li fa rivivere e quindi comincia la gioia di entrare nel nostro cuore, una nuova speranza c'è. E non è solo per noi, come abbiamo sentito, ma è anche per le nostre famiglie, per i nostri figli e per quanti Dio li chiamerà. Io vi voglio incoraggiare, genitori e no, a credere in Dio con tutto il cuore, a cercarlo come mai prima, perché senza di Lui non possiamo fare mai niente. Anzi, voglio dirvi questo: se nel tuo cuore lo stai cercando, Dio stesso oggi si è fatto incontrare, ti ha dato un'opportunità affinché da oggi in poi la tua vita possa cambiare, però tu anche devi fare un passo di fede. Fai come hanno fatto i discepoli, che andavano subito insieme agli apostoli, ai discepoli. Da oggi in poi comincia a vivere una vita diversa, non solo come persona, ma fai una scelta saggia. Tu con la tua famiglia, c'è anche il Signore, stai con i fratelli nella comune adunanza, dove c'è Dio, dove Dio si cerca, e per certo Dio ti benedirà, per certo Dio ti farà recuperare tutto quello che il diavolo ha distrutto e ha cercato di rubarti, e ancora peggio, ha cercato anche di ucciderti. E quindi questa mattina vi voglio incoraggiare a non piangere, a non essere triste, ma a sapere che con Dio c'è una speranza. Lui non è un uomo che promette, tutti promettono, e poi Lui quando dice una cosa la mantiene. Quindi studiati anche nel sapere quali sono le promesse che sono per la tua vita. Noi continueremo anche a fare altre riunioni, certamente, quindi voglio incoraggiare poi per chi può avvenire, perché ancora non è finito, abbiamo un cammino da fare, ma non più da soli, con il Signore insieme alla Chiesa. E noi siamo più forti, uniti siamo più forti. Bene. Prima di alzarci in piedi voglio pregare un attimo. Gloria a Dio. Gloria al tuo nome, Signore. Questa mattina mi sento di fare un appello urgente per quanti in questo momento stanno vivendo o singolarmente o come coppia un problema, o nella loro vita o in famiglia o con i loro figli o con i loro parenti o con degli amici, dove sembra che si è creata una frattura, una situazione dove non c'è adesso più nessuna speranza, dove la morte ha preso il sopravvento e dove sembra che non c'è più niente da fare, dove ogni speranza ormai è finita, dove ormai il capo si è chinato e quindi non c'è più quel coraggio, quella gioia di alzare il capo e di risperare di nuovo per poter iniziare. Se c'è qualcuno in questa mattina che vuole dire a Dio: Signore, fai che questo fuoco possa bruciare nella mia vita, che le tue parole possano svegliare la mia vita e che io come padre, come madre, come genitore, come figlio, figlia, parente che sia, possa essere infiammato, possa essere incoraggiato per avere di nuovo speranza e per portare di speranza agli altri e poter essere usato anche a quanti sono caduti, a quanti sono venuti meno, a quanti hanno perso la loro via, a quanti non hanno più un pastore, a quanti non hanno più una chiesa, a quanti sono malati, tribolati, a quanti sono oppressi, a quanti sono depressi, a quanti sono feriti, delusi. Signore, usati di me. Se tu sei in una condizione di tristezza in questa mattina, io ti invito, mentre che tutti hanno il capo inchinato, così quando viene puntata la pistola ognuno alza le mani, quindi io non ci punta la pistola, ma come un segno di umiltà e di resa, che è qualcosa di bello che Dio ci ha dato anche da fare, puoi anche alzare la tua mano in questo momento, o tutte e due le mani come vuoi tu verso il cielo, e dire: Signore, aiutami, Signore, aiutami, aiutami tu, Signore, quello che io non posso, aiutami tu per poterlo fare. Aiutami tu per poterlo fare. E quindi se c'è qualcuno in questa mattina, io voglio pregare per te, voglio pregare affinché il Signore ti dia una nuova forza nel tuo cuore, affinché toglie la delusione, la tristezza e cominci a mettere la gioia. Così come abbiamo sentito in questa mattina, Dio, Gesù, è risuscitato dai morti, adesso Egli è vivo e così Dio vuole risuscitare in te di nuovo quella speranza che tu hai perso nella tua vita, ma che Dio te la vuole di nuovo ridare, perché i pensieri che Dio medita per noi sono pensieri di pace.
pace e non di male per darci un avvenire e una speranza. Questi sono i pensieri che Dio medita per te. Ascolta bene, sono pensieri di pace e non di male per darti un avvenire e una speranza. Questi sono i pensieri che tuo padre ha per te. Sono pensieri di pace, non di tristezza. Non piangere, oh, non piangere, ma sii felice, perché adesso tu hai una speranza, hai la speranza della vita eterna. E per quanti avete perso un caro e un familiare, ricordati che c'è ancora un avvenire. Chiunque ha creduto in Lui, Gesù ha detto, anche se muore, vivrà. Noi crediamo nell'Iddio non dei morti, ma Dio è l'Iddio dei vivi. E tutti quelli che se ne vanno con il Signore, dopo che muoiono, non sono morti, ma sono vivi. E quindi perché li sperassi? Tu li incontrerai, tu li riabbraccerai. Dio in quel giorno asciugherà le tue lacrime in un modo perfetto, perché la morte non sarà più, perché lì non c'è più né il dolore e né il pianto, perché le cose che erano di prima sono passate e tutto diventerà nuovo. Se tu dai la tua vita al Signore in questa mattina, io sento che ci sono alcuni che stanno ricevendo, che state toccando il cuore di Dio. Io lo sento che state toccando il cuore di Dio. Ricevi questa mattina davanti a Dio l'incoraggiamento, la forza, la linfa, la guarigione, la liberazione. Non so se c'è qualcuno che è ancora malato, che prendi farmaci, nel nome di Gesù sii guarito ora, nel nome di Gesù. Oh, alleluia, ricevi la guarigione davanti a Dio, ricevi il perdono di tutti i tuoi peccati questa mattina, perché Dio è buono, è misericordioso, è lento a ira, e chiunque va a Dio, Lui non lo caccia fuori. Chiunque va a Dio, Lui non ti caccia fuori. Quindi vai a Dio questa mattina, perché c'è una porta aperta e Lui ti vuole accogliere. Non tu accogli Lui ed essere Lui che ti apre la porta di casa sua, affinché tu possa entrare e trovare pastura per il tuo cuore. Se c'è qualcuno, ti invito ad alzare la mano, e se qualcuno vuole, anche vuoi venire qua davanti, io voglio pregare anche per te. Non so se è una situazione di malattia o di famiglia, qualunque cosa, mentre che la Chiesa prega, io ti voglio invitare a venire avanti, ad accettare Gesù come personale salvatore, Signore della tua vita. E se hai necessità di preghiera perché non stai bene, hai delle infermità, soffri di qualcosa che i medici forse ti hanno solamente, come si dice, dato una tachipirina, ti hanno cercato di spegnere il dolore, Dio ti dà la soluzione, egli ti guarisce, perché egli ha sofferto anche per questo, per le sue ferite noi abbiamo avuto guarigione. E questa mattina, se tu vieni con fede davanti al Signore, Lui ti guarisce, perché Dio è buono, è un Padre misericordioso, e Lui è ancora lo stesso. Se c'è qualcuno in questa mattina, io ti invito a venire avanti, pregheremo insieme alla Chiesa, dopodiché poi chiuderemo questo culto. Alleluia.